Ed eccoci qui, sempre su Mercury Comics, ma come vedete su Twitch, signori, perché siamo sbarcati su Twitch. Ma adesso di che cosa parleremo stasera? Immaginate un'apocalisse, l'umanità non c'è più e ci sono dei robottini. Voi mi direte, parlate di Love, Death and Robots? No, parliamo di robots e adesso vedremo come. Sigla! Mercury Comics. Ed eccoci su Twitch, signori, ce l'abbiamo fatta. Che dire, cane infedele, direttore della radio. Eccoci qua. Su questa nuovissima puntata di Mercury Comics, sulla nuovissima piattaforma Twitch. Ricordatevi, sì, di iscrivervi sul canale Radio Impronta Digitale Senza Spazio. Poi verremo tutti riversati nei prossimi giorni su Facebook, su Instagram, su YouTube. Ricordatevi di iscrivervi, quindi cliccatevi su mi piace, iscrivetevi con la campanellina in maniera tale da rendere sempre la nostra community più numerosa, più agguerrita. Tra l'altro mi dicono nella regia che c'è già stato qualche curioso che ha sbirciato la nostra diretta su Twitch. Non vi facciamo male, siamo buoni, siamo dei batuffoli di amore, quindi collegatevi numerosi. Questa è la telecamera, sì, lo so. Ringraziamo sempre Mushi e la regia, ringraziamo Fab, social media manager, influencer e chi ne ha più ne ha, il buon manista Morsak, abbiamo anche la gruppi della radio che ci segue in diretta e poi abbiamo anche il teutonico caporedattore che ci tiene sempre alla sveglia, puntuale e preciso. Io non ti rubo altro tempo, quindi parlavi di apocalisse, parlavi di robot, sì. Perché? Perché 2 anni fa andai al Salone del Libro e venni folgorato da un volume che aveva sulla copertina un robot che si guardava intorno smarrito. Poi c'era un altro volume, perché sono usciti tutti i primi 2 volumi sono usciti insieme, di un robot che era svaccato su un puff. Ok, devo trovare ancora il collegamento. Adesso poi... E ho preso immediatamente, perché il livello grafico era veramente strepitoso. Eccoli qua, li vedete, i 3 volumi. Sono nell'ordine Robots, Esplorazioni e Connessioni. Okay. L'autore è Matt Dixon e la grafica che vedete nelle copertine non è come può capitare nei manga, grafica a colori e poi dentro c'è una storia diversa. No, no, è uguale. No, in realtà no, è proprio una tipologia, i manga sono fatti così. Nella copertina c'è magari la tavola a colori e poi dentro ci sono alcune tavole a colori, ma la maggior parte è in bianco e nero. Qui il livello grafico è sempre così. E ogni tavola è impressionante per i livelli di colore, per le trovate grafiche, per i dettagli. Ma di cosa parla la serie? Allora, facciamo un passo indietro. L'autore è Matt Dixon. Questi sono stampati da Lavieri, okay, che normalmente fa libri per bambini. Mm-hmm. Questo potrebbe sembrare un libro anche per bambini. Con l'apocalisse? Sì, no, vabbè, l'apocalisse non si nota. Cioè, sì, no, okay, diciamo che un adulto ce la monta sopra l'apocalisse, perché vede che gli uomini non ci sono e quindi di fatto ci sono i robot. Che cosa succede? Che i robot, esattamente come chi l'ha visto in Love, Death and Robots, i 2 episodi dei 3 robot, a seconda delle stagioni che guardate, questi robot si guardano intorno e cercano di interagire con ciò che resta delle vestigie umane, ma senza gli umani. E quindi si chiedono, si guardano magari intorno, vedono un tostapane e cercano di parlare col tostapane, perché comunque... E quindi la bellezza di queste tavole, ecco questa qui la tavola del robot che ha trovato un cestino della merenda e cerca di... capire l'utilità e il funzionamento. C'è il tecnico che... Ma il tecnico sta in botta. È in botta secca proprio. Più gli metti in piattaforma e più lui è contento, E... tra un po' finiremo anche su RaiPlay, secondo me, se stateci un attimino qualche tempo. Quindi troverete le nostre immagini su vari social, questo penso sia andato su Instagram. Ringrazio il tecnico per l'immagine, per l'informazione, che tra un po' manderemo. Allora, di che cosa si parla? Il protagonista ha un nome? No, sono tantissimi robot, tantissimi. Ah. Che cos'è che si trovate in questo volume? In questi volumi trovate di solito una storia all'inizio, uh-huh, che occupa 5-6 pagine, dopodiché solo immagini. Ok. Il manista Morsa, che in questo momento può far vedere che se incontrate in qualche fiera lo stand della Lavieri,
queste immagini sono state trasformate anche in quadri. Io a casa ne ho due o tre perché mi piacciono molto. Marcello Lavieri, che ormai posso definire un amico perché ci vediamo continuamente, mi ha regalato questa qui. Questo è un esempio di un'immagine tratta dalle immagini del volume che può venire tranquillamente presa e acquistata e regalata a chiunque. Quindi una cornice è appesa. Esattamente, una cornice appesa. Come vedete, in tutti i volumi, hanno questi tre volumi hanno dei titoli particolari: robots, esplorazioni e collegamenti. Proprio perché le immagini al loro interno. Connessioni, scusate. di quello trattano. Nel primo vengono presentati i robot. Quindi la tecnica di Matt Dixon, che ricordiamo lavora molto anche per i videogiochi. Ah sì? Sì, fa sfondi di videogiochi e crea un concept artist di videogiochi. Quindi ha cominciato a fare questi volumi e nel primo volume, appunto, dicevamo, lui presenta i suoi robot. Nel secondo volume presenta come questi robot esplorano il mondo dove sono, dove gli umani non ci sono più. Nel terzo volume, come questi robot cercano di mettersi in connessione con gli oggetti che trovano nel mondo. Cos'è particolare? Che piano piano, guardando questi robot, scopriamo che i robot siamo noi. Noi siamo i robot morbidi, diciamo. Le sacche di carne. Ecco, sì, per dire la Blade Runner. Però cioè, quello sguardo che hanno questi robot è lo sguardo tipico del bambino che si guarda intorno e cerca di capire, questo si nota moltissimo in esplorazioni, perché ci sono magari degli animali, cerca di capire cosa sono queste cose che sono morbide rispetto a loro che sono molto rigidi e duri. Ecco questo qui, passa adesso a esplorazioni. Adesso il tecnico dice, c'è una camera nuova, guarda. E in adrenalina non riesce a far tutto contemporaneamente. Eccolo lì. Quindi, che dire, io sono stato letteralmente folgorato da questi volumi. Tra i tre qual è il tuo preferito? Allora, tra i tre il mio preferito probabilmente Esplorazioni. Però quindi il secondo. Avrei detto più Connessioni, forse. No, Connessioni è molto bello, però... l'ho appena preso, quindi l'ho letto poco. Però, a differenza di Esplorazioni, è più intimistico. Esplorazioni ha i robot che viaggiano in un mondo, quindi è più aperto. Connessioni è molto più intimistico come volume. Però, ripeto, in qualunque libreria, questi volumi fanno un figurone. Tutti quelli che mi conoscono, parente ad ovario, sanno che io leggo fumetti e non tutti sono così allineati con fumetti. Ecco, questi volumi qui hanno avuto un successo epocale con tutti, ma con tutti. Ho persone che non leggerebbero un fumetto neanche in catene che si sono comprati quadri. Quindi la domanda, a chi lo consiglieresti? La risposta è a tutti, senza se e senza ma. Ora, vi ho parlato del Salone del Libro, e da qui parte l'immagine che partirà. Ma non puoi fare così al tecnico, prepara il tecnico. Subito, yeah. Aspetta, tecnico, sovraimprimici le immagini, se riesci. Cosa è successo? Il Salone del Libro di quest'anno, dove appunto ho preso connessioni, ecco qua. Questo è il tuo piccolo bottino? È il bottino del Salone del Libro, sì, il bottino. È un pochino del più numeroso del mio di Modena Play. Sì. Mi sa che ho sbagliato salone. Prossimo anno vengo con te. Allora, il bottino del Salone del Libro, come vedete, è numeroso. Ma è numeroso, non devo dire, grazie molto ad alcuni editori che, semplicemente perché mi avvicinavano, per ringraziarci delle recensioni che spesso facciamo, proprio mi scagliavano volumi dietro. Non so se con l'ottica di tenermi lontano oppure no. Quindi ringrazio innanzitutto tutti gli editori e gli autori che mi hanno incontrato, soprattutto gli autori che mi hanno fatto un sacco di dediche sui volumi che ho preso, quindi grazie. Il Salone del Libro com'è stato quest'anno? Dimmelo, visto perché era nel weekend poco fa, Modena, giusto? Sì, esattamente, che cascava in piena, visto che poco fa hai parlato del Play, adesso parliamo un po' del Salone. Allora, il Salone del Libro quest'anno aveva una cosa in comune col Play. Caldo? Il caldo. Sì, c'era anche una leggenda metropolitana, neanche tanto leggenda, perché in realtà era così. Il Salone quest'anno aveva i tre padiglioni classici, sì. Poi aveva due padiglioni fuori, sì. Costruiti in vetroresina, credo. Vetroresina? Sì. E poi dopo c'era l'oval. I padiglioni in vetro e alluminio e l'oval
avevano l'aria condizionata. I tre padiglioni no. Ok, non si sa per quale motivo. Beh sì, probabilmente perché discorso diversa struttura, non lo so. Fatto è che nel Salone del Libro faceva caldo, faceva tremendamente caldo. Io nel Salone del Libro ci sono stato venerdì e domenica. Venerdì con Fab, domenica ci siamo scambiati io e Fab l'ingresso. Io sono uscito, lui è entrato, perché per riuscire a coprire più autori, e poi tra un po' vedrete le interviste che abbiamo fatto al Salone del Libro, le pubblicheremo. C'erano tantissimi editori, tantissimi. Cioè, era da tanto che non vedevo un salone così partecipato. Tra l'altro sì, ho letto che è andato molto bene, più 50%. Benissimo, ma... sì, è andato benissimo. Infatti spero che le varie polemiche che stanno girando al Salone del Libro si placchino velocemente. Visto le reazioni di alcune persone che sono state sia al Salone che al Play, probabilmente sono state sfortunate al Play perché faceva più caldo di quanto facesse al Salone. Perché... sì, questo. Ti dico, io venerdì ho avuto... Allora, faceva caldo, però sai, l'entusiasmo, la voglia di giocare, la gente che rincontri, le tigelle... Le tigelle. tutte queste cose qua hanno fatto sì che sì, facesse caldo, uno andava avanti e via. Certo, poi caldo, sudore, carta non funzionano. Non funzionano benissimo. Infatti, i vari, quelli che conosco io, ovviamente, sono i fumettisti che sono arrivati per qualche motivo, probabilmente perché hanno illustrato dei libri gioco, piuttosto che... Sono stati massacrati dal caldo. Esattamente. Sì, quello non li ha aiutati. Mentre la Salone del Libro faceva caldo, ma non così caldo, e quindi si è potuto girare. Ripeto, io sono stato di venerdì e di domenica e... era, per quanto ci fosse tanta gente, il posto era veramente grosso, quindi ci si disperdeva abbastanza. Quindi ci stanno facendo dei segni. Sì, non per dirci che siamo in gamba, no, e siamo su Twitch, ma per ricordarci che siamo in chiusura. Sì, che siamo in chiusura. Di solo questa trasmissione e di questo slot, perché in realtà siamo sempre perenni diretta su Twitch. Ma prima di chiudere una cosa dobbiamo dire, io lo devo dire. Questi tutti i volumi di cui abbiamo parlato, cioè Robots, Esplorazioni, Connessioni, sono editi da Lavieri. Sono tutti al costo di 14,50 euro. Modestissimo, visto modestissimo. No, la qualità è strepitosa, per quello vi dico, dovete prenderli. Soprattutto sono tutti quanti cartonati. Ah, bene. Con una qualità di stampa e di carta, che voglio dire, visto la crisi che visto la crisi, sì. Quindi chiudiamo pure adesso. Allora, contatti. Potete seguirci, anzi dovete seguirci su Twitch. Siamo sempre in diretta col nostro nuovissimo canale Radio Impronta Digitale Senza Spazio. Poi, nei giorni seguenti, il buon Prodemushi riverserà tutto sui nostri altri potentissimi e agguritissimi canali social, quali Facebook, YouTube e Instagram. Ricordatevi di cacciare iscriviti, campanellina, mi piace, like, quello più che volete, in maniera tale di essere sempre aggiornati sulle nostre future trasmissioni, sui nostri futuri incontri. Mi raccomando, più voi date like, più noi siamo contenti, godiamo come dei ricci e più facciamo belle trasmissioni. Quindi è un gatto che si morde la coda. Esattamente. Ringraziamo come al solito il buon Mushi alla regia, ringraziamo il teutonico caporedattore che ci tiene in riga e ci permette la trasmissione, ringraziamo il buon manista dalle grosse mani che ha permesso di sfogliare questi bellissimi fumetti, ringrazio il direttore sempre sul pezzo, ringrazio Fab, media social manager, influencer, scegliamo altri termini, e poi la gruppi della radio che sempre con anima santa ci segue e ci sopporta, questo branco di nerd. Ciao a tutti, è stato un piacere, rimanete sempre collegati. Ciao, e alla prossima. Ciao.